C'è un altro evento legato ai Beatles, l'uscita eccezionale anche questa, anche se è un film che conosciamo già abbastanza bene, è Tutti per uno, Hard Day's Night, ma uscirà il 9, 10, 11 giugno nel cinema con una versione totalmente rimasterizzata in 4K, che vuol dire la massima risoluzione possibile, un suono completamente rinnovato. Sarà un altro evento molto importante. Abbiamo qua Frida Kelly con noi, ne approfittiamo per chiederle i suoi ricordi di questo film. Was the first Beatles movie? What's your memory about it? Oh, right. I think it's the best. And because one of the reasons is black and white. Yeah. I love black and white movies. But also, I remember the premiere of it, and I just thought they played themselves. And I loved the bit where... Where the premiere? The premiere was in Liverpool. In Liverpool? Yeah. And it was a big day in Liverpool that day. And I got all dressed up in a posh frock. But the bit that stands out for me was, you know, Ringo leaves and wanders off on his own, and I thought he was very good. Out of the four of them, I thought his part was the best. But I did like it, because I thought they're not acting, they're just playing themselves, yeah, really. Exactly, yeah. It was the real life at the beginning, yes, the moment. Yeah, the madness. the man. Ce lo dice anche Frida. Forse il miglior film mai fatto sui Beatles, quindi approfittiamo 9, 10, 11 giugno per vedere una versione completamente rinnovata.